Eccoci qua, adesso ci troviamo insieme in compagnia di Tony Ricciardi, storico dell'immigrazione dell'Università di Ginevra. Poniamo anche lei come co-curatore del volume Più Svizzeri, sempre italiani, insieme a Mignano, e l'importanza di un testo del genere a 50 anni dell'iniziativa della Schwarzenbach. Ah, l'importanza è sostanzialmente, uno, per la qualità degli autori, che sono i massimi esperti che si sono occupati negli ultimi 20 anni del tema dell'immigrazione italiana e svizzera, e due, perché è un testo che ci fa capire, perché noi molte volte parliamo negli ultimi tempi, negli ultimi anni, di come siamo integrati in questo paese, di come non ci siano più difficoltà con gli italiani, e tutta questa non è una questione che si è risolta così con la bacchetta magica. Alle spalle c'è un secolo e mezzo di presenza, c'è un secolo e mezzo anche di sacrifici, di sofferenze, di conquiste, e quindi credo che questo sia un elemento utile per capire, a distanza di 50 anni, di un evento epocale all'epoca per questo paese, ovvero l'iniziativa Schwarzenbach, come è cambiato il rapporto tra italiani e svizzeri. Sicuramente un tema di grande interesse, ma comunque di grande attualità. Allora, di recente è uscito, edito anche da Doninselli, il primo volume di un'importante pubblicazione, Storia dell'immigrazione italiana in Europa, di cui lei è curatore. Ci può parlare di questo primo volume, del progetto editoriale di cui fa parte? Allora, il primo volume parte, ha come sottotitolo Dalla rivoluzione francese a Marcinelle. E l'idea qual è? È quella di rimettere al centro della storia, ma soprattutto dell'opinione pubblica italiana, l'importanza delle migrazioni italiane in Europa. Noi storicamente in Italia siamo sempre abituati a ragionare l'emigrazione come partono i bastimenti per terre assai lontane, e quindi la storia, come dire, la leggiamo così. In realtà il grosso del flusso migratorio, sia nell'Ottocento che nel Novecento, si è diretto in Europa. E la Svizzera ha avuto un ruolo da protagonista fino ancora oggi. Io volevo ringraziarla per portare alla nostra attenzione questi temi, insomma, molto interessanti, come dicevamo prima, e le auguro un buon pomeriggio, ancora grazie. Grazie a voi.